Ciao carissime allieve, carissimi allievi, sono Sario Badin, il responsabile didattico della scuola professionale di massaggio Diabasi. In Diabasi mi occupo anche a fornire assistenza gratuita per tematiche inerenti agli aspetti legali e fiscali sulla privacy per i massaggiatori del benessere. Come ben sapete, questi servizi in Diabasi vengono chiamati SOS e sono forniti gratuitamente a tutti gli allievi della scuola. Quest'oggi vorrei trattare l'argomento dell'apertura della partita IVA in modo da dare risposte concrete alle domande che normalmente ricevo. Allora, il professionista del massaggio è una figura che può operare legalmente in Italia e lo fa attraverso la legittimità della Costituzione italiana, in osservanza degli articoli 3, 4, 35 e 41. Una legge che poi è caposaldo per il professionista del massaggio è la legge 4 del 2013, che ordina i professionisti in albi non riconosciuti. È una legge, come ho già spiegato negli appuntamenti precedenti, che distingue quelli che sono i professionisti ordinati in albi riconosciuti e quelli che sono ordinati in albi non riconosciuti. Qual è il distinguo? Che ad esempio i professionisti che rientrano nell'ambito degli albi riconosciuti sono i medici, gli ingegneri, gli avvocati, i geometri. E poi ci sono delle figure professionali come ad esempio il massaggiatore del benessere o i naturopati o i kinesiologi e altre figure professionali ancora che non hanno un albo riconosciuto, ma che comunque possono rientrare in albi diversi che ovviamente non sono riconosciuti. La legge è stata fatta proprio a tutela del consumatore e a comprensione di ciò ha voluto evidenziare quella che è la specificità del professionista che non è inquadrato in un albo riconosciuto, ma che di fatto è un professionista a tutti gli effetti. La legge è la legge 4 del 2013. Altro riferimento è la norma UNI, è la norma UNI 11.713 del 31 maggio 2018, che definisce quelle che sono le competenze, le abilità, le conoscenze che deve avere il professionista del massaggio. La norma UNI normalmente non viene trovata e scaricata liberamente nel web, ma per poterlo ottenere bisogna associarsi all'UNI e poi versare una quota per poter avere il documento in formato riservato e consultabile in PDF. Se eventualmente avete piacere, potete contattarmi per ricevere ulteriori informazioni e dettagli sulla normativa in merito. Potete scrivere all'indirizzo mail legefisco@diabasi.it. Altre domande che gli allievi fanno, ad esempio, è quello di chiedermi: ma a me conviene aprire partita IVA? Certo che sì, è molto più conveniente aprire la partita IVA piuttosto che lavorare da dipendente all'interno di strutture quali centri di massaggio, studi, centri estetici, spa, hotel, ad esempio, villaggi turistici. Questo perché per l'azienda innanzitutto è più flessibile avere un rapporto di collaborazione con un professionista piuttosto che con un dipendente, ma è conveniente anche al professionista stesso, perché ad esempio il fario orario di un lavoratore dipendente è di 6-7 euro l'ora, mentre per quanto riguarda il professionista questa cifra si aggira tra i 15 e i 20 euro l'ora. Ma voi direte naturalmente sì, ma il dipendente però ha la tredicesima, la quattordicesima, la liquidazione o il TFR e ha la malattia pagata. Ecco, qui c'è da fare un distinguo perché il lavoratore dipendente dipende da quelle che sono le abilità dell'imprenditore, dalla capacità che ha a generare profitto e a portare avanti la propria azienda con successo. Qui invece il lavoratore autonomo se la gioca da solo, quindi avendo tutte le capacità a livello imprenditoriale può riuscire ad ottenere un ritorno economico ben maggiore piuttosto che instaurare una collaborazione da dipendente, ma qui naturalmente poi nascono, come dire, delle scelte e delle decisioni che sono prettamente personali. Ma in termini di convenienza economica, certamente un professionista ha modo di guadagnare molto di più rispetto a quello che è il guadagno da una posizione da lavoratore dipendente. Un'altra domanda che potrebbe nascere è quella di dire: ok,
io apro la partita IVA, ma quante tasse vado a pagare? Ecco, diciamo che una persona che decide di aprire la partita IVA, gli conviene farlo utilizzando uno strumento fiscale di estremo vantaggio che è il regime forfettario, dove per i primi 5 anni il professionista ha un IRPEF nella misura del 5% su quello che è il 67% del coefficiente di redditività. Mi spiego meglio. Poniamo che il professionista incassi 100 euro. Il coefficiente di redditività è un coefficiente che viene applicato in virtù della categoria professionale e i massaggiatori appunto hanno l'indice del 67%. Quindi 100 euro incassato, 67% vuol dire che sono 67 euro. I 33 euro di differenza vengono considerate come spese a monte e non tassate, per cui il 5% viene applicato sui 67 euro. Quindi se fate un calcolo vedete che sono circa 2-3 euro. Poi abbiamo la parte legata, e queste sono le tasse finite, non viene applicata nessun'altra aliquota. Poi abbiamo l'aspetto contributivo, anche qui nascono ovviamente una serie di domande dove gli allievi chiedono: ma io i contributi pago un fisso? No, perché il massaggiatore che apre la partita IVA è un libero professionista e non un artigiano e non deve nemmeno iscriversi alla Camera di Commercio, ma in quanto artigiano normalmente chi viene inquadrato in quel contesto deve pagare un fisso annuo contributivo, anche se ha fatturato zero. Invece il professionista del massaggio che ha la partita IVA e l'ha aperta come libero professionista e opera all'interno di uno studio di massaggi che può essere proprio o può attivare anche collaborazioni con altri enti, allora pagherà i contributi in virtù del fatturato che andrà a generare. Quindi riprendendo il calcolo che stavo facendo prima, se ho incassato 100 euro e rientro nel regime forfettario, calcolerò il 5% di IRPEF su 67 euro e andrò poi a calcolare una quota del 25,72% che è relativa all'INPS per ciò che concerne il versamento dei contributi. A conti fatti, l'incidenza contributiva e fiscale è del 20%, quindi vuol dire che se ho incassato 100 euro, ho versato di contributi e tasse 20 euro allo Stato. Gli altri 80 rimangono completamente netti, tenendo conto che poi bisognerà defalcare quelle che sono le spese per ciò che concerne l'utilizzo dei materiali, quali l'olio, l'asciugamano, il riscaldamento, la luce elettrica. Questo naturalmente se lavoro in uno studio proprio. Se invece collaboro, non in uno studio mio, ed è un'idea che magari potrei sviluppare in un secondo momento, ma collaboro con una serie di strutture, anche qui ci sono una forma di collaborazione che possono istituite, come ad esempio o versare una quota mensile per l'utilizzo di determinati spazi alla struttura che me ne dà in utilizzo, ma in questo caso il rapporto con i clienti sarà diretto, quindi sarà professionista e clienti, con i clienti che pagano il massaggio o la prestazione al professionista e poi naturalmente il professionista che una volta al mese verserà la quota al proprietario dei muri, diciamo così. Oppure si può attivare una collaborazione dove si lavora a percentuale per ogni singolo trattamento effettuato. Ad esempio, mettiamo che collaborate all'interno di un centro estetico, voi fate attività di massaggi del benessere, poniamo che il massaggio costi 50 euro e vi metterete d'accordo ovviamente con la titolare del centro e potreste definire una percentuale che potrebbe essere del 30, 70, 40, 60 o 50-50%, proprio perché la struttura e i clienti vi mette a disposizione gli spazi, voi mettete le vostre competenze e conoscenze. Il centro si trova ad avere una serie di servizi aggiuntivi, il massaggio costa 50 euro, per cui potremmo concordare qualcosa come 25 euro vanno alla struttura e 25 euro vanno al professionista. Naturalmente in questo caso la fattura verrà rilasciata dal professionista alla titolare del centro con il conteggio complessivo dei trattamenti effettuati, considerando appunto questi 25 euro a trattamento svolto. La titolare del centro poi effettuerà un bonifico al professionista, ma i
clienti pagheranno direttamente la titolare del centro, che terrà una sorta di agenda per gli appuntamenti sulla base delle vostre disponibilità. Ora, altre domande che gli allievi fanno è: ok, io voglio aprire la partita IVA, mi conviene, ho capito, con una serie di vantaggi, non pago molte tasse, l'INPS è basso, ma qual è il codice che devo utilizzare, da chi devo andare, a chi posso rivolgermi? Allora, non è il caso che voi andiate agli artigiani o alla Confcommercio o altri enti o in comune, ecco, perché qui non vi daranno le risposte. Quindi o andate direttamente all'Agenzia delle Entrate, sapendo già quello che è il vostro codice Ateco di riferimento. Il codice Ateco significa che è il codice dell'attività economica in cui rientrate, ma dovreste sapere il codice in questo caso, perché il più delle volte all'Agenzia delle Entrate, essendo un settore nuovo in sviluppo, in estensione, non sono così completamente a conoscenza di quello che è il nostro ambito professionale. Quindi potreste andare eventualmente da un commercialista, ma anche qui vi trovate di fronte alla stessa situazione in cui il commercialista magari non ha dei clienti che operano nell'ambito del massaggio del benessere, per cui magari vi potrebbe dare qualche indicazione non del tutto corretta o avere dei limiti in termini di conoscenza. Ma potreste contattare ad esempio la scuola di Abasi. Il codice Ateco, comunque, piacere di fornirvelo, è il 960909, che altri servizi alla persona, dove rientrano tutta una serie di professioni come il naturopata, il kinesiologo, l'operatore Reiki e i massaggiatori del benessere, naturalmente. Altra domanda che gli allievi fanno è quella di chiedermi: ma se io sono un lavoratore dipendente e voglio aprire la partita IVA, lo posso fare? Certo, non c'è nessuna incompatibilità, potete tranquillamente mantenere in piedi le due posizioni, tenendo conto che da gennaio di quest'anno il regime forfettario è stato modificato dall'attuale governo, che ha posto la condizione che per aprire la partita IVA e rientrare nel regime forfettario ed avere anche una posizione da lavoratore dipendente, il lavoratore dipendente deve avere uno stipendio annuo lordo al di sotto dei 30.000 euro. Se supera questa soglia può aprire la partita IVA, ma rientrerà nel regime ordinario, che ha tutt'altra tassazione molto più onerosa rispetto a quello del forfettario. Altra domanda che gli allievi fanno è quella di chiedere: ma io sono in disoccupazione, ma posso aprire la partita IVA? Ecco, qui è importante conoscere una questione, che è quella in cui chi apre la partita IVA si vede riconosciuta nella misura dell'80% anticipatamente la disoccupazione che ha da ricevere ancora. Faccio un esempio per aiutarvi a comprendere meglio. Poniamo che avete diritto ancora a 6 mesi di disoccupazione, facciamo finta che siano 1.000 euro al mese, sono 6.000 euro. Ecco, l'INPS vi riconosce l'80% di questo importo e ve lo eroga immediatamente. Oppure, se preferite, potete naturalmente continuare a prendere i 6 mesi di disoccupazione, così come l'avete già ricevuta nelle mensilità precedenti. È ovvio che pensare di averla subito potrebbe essere comodo, avere una liquidità immediata, ma tenete conto che poi questo 20% viene trattenuto dall'INPS. Vorrei concludere anche portando una questione recente che riguarda l'indennità che stanno ricevendo i liberi professionisti per la situazione dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Sapete che nel mese corrente il governo ha stanziato dei fondi, delle cifre a fondo perduto. Questa cifra corrisponde all'importo di 600 euro e viene erogata direttamente dall'INPS. Ecco, probabilmente questa cifra passerà a 800 euro e il periodo dovrebbe essere prorogabile anche al mese di maggio e forse di giugno. Naturalmente tutto è ancora da definire e in discussione. So bene che non è una cifra importante o che cambi la vita, ma pur sempre meglio di nulla, soprattutto in questo periodo in cui il professionista del massaggio non può di fatto esercitare alcun tipo di attività proprio per evitare le forme di contagio. Io ho completato il mio intervento,
mi auguro di essere stato utile, chiaro ed esaustivo. Se avete domande, scrivete tranquillamente all'indirizzo mail che già vi ho citato precedentemente. Vi voglio fare un forte abbraccio, Diabasi è con voi, è sempre con voi. Un grande, grande, grande bacio. Se il video ti è piaciuto, condividilo, metti un like, iscriviti al canale e visita il nostro sito diabasi.it.